Il suo piccolo cuoricino ha cessato di battere nella sala operatoria del Policlinico di Tor Vergata a Roma. Lei, Gloria Ascia, bimba gelese di 2 anni, affetta da leucemia, era nella capitale per uno dei tanti viaggi della speranza. Malata di leucemia, aspettava un trapianto di midollo osseo. Ma qualcosa in sala operatoria è andato storto e Gloria non ce l'ha fatta. I genitori si sono rivolti ai carabinieri e la procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Il corpo della bimba sarà sottoposto ad autopsia ed è stato disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Doveva essere un intervento di routine in preparazione del trapianto che sarebbe stato ad ottobre, dunque solo l'installazione di un catetere. Adesso i genitori chiedono giustizia. È una tragedia inimmaginabile. Siamo venuti per dare aiuto, abbiamo scelto di venire perché dal sud pensiamo di non avere strutture adeguate, magari andiamo a Roma, magari lì è meglio, magari sono più bravi, hanno più esperienza, e invece siamo venuti qua. Mia figlia si è fermata per una fesseria. Abbiamo fatto degli esami e delle analisi per vedere la compatibilità. E abbiamo scoperto che il nostro figlio più grande, Riccardo, era compatibile al 100% con il midollo osseo con la sorellina Gloria. Ci hanno prospettato che con il trapianto, se fosse tutto andato bene, la bambina sarebbe guarita al 100%. Giorno 11 dovevano mettere un catetere per evitare di fare sempre punture ai bambini. Qualcosa non ha funzionato. L'intervento di un quarto d'ora, 20 minuti, trasformato in un intervento di 4 ore, e dopo 4 ore la bambina è uscita che ancora non si era svegliata neanche dall'anestesia. Loro dicevano che era normale, era secondo il protocollo e tutto andava bene. Noi la chiamavamo Gloria, Gloria, cercavamo di cantarle le canzoncine che tanto le piacevano, cercavamo sempre di accarezzarla e cercare di rianimarla, la bambina, però. Loro poi, quando hanno visto questo, sono entrati in una stanza, sono venuti diversi medici, però nessuno è stato in grado di dare aiuto a mia figlia e dopo qualche ora mia figlia è deceduta. Da quando la bambina è entrata in emorragia, sono passate più di 3 ore e la bambina non ce l'ha fatta, il cuore della bambina non ha retto e si è fermato poi alle 18:45. Ho chiamato i carabinieri e sono venuti i carabinieri e la bambina che è stata abbandonata da 2 carabinieri tutta la notte. È venuto il maresciallo delle carabinieri di Tor Vergata e poi l'indomani siamo stati in procura per la nomina e il conferimento di incarico di un medico legale. C'è un errore umano, chiaramente, c'è una responsabilità professionale da questo punto di vista.